Ciao ragazzi, oggi è il 1 giugno 2019. Questa è una data che io attendevo con grande ansia, con grande trepidazione dall'agosto scorso, quando la Juventus ci fece il meraviglioso regalo di comprare Cristiano Ronaldo, di comprare Cancelo, di comprare Merchant, insomma di avere una rosa che era dichiaratamente una delle più forti di tutti i tempi della Juventus e non solo della Juventus, e ovviamente con i proclami che ne sono conseguiti di puntare a vincere la Champions League. Allora, stasera, appunto, 1 giugno del 2019, nello stadio del Wanda Metropolitano a Madrid, lo stadio dell'Atletico Madrid che noi abbiamo eliminato grazie a Cristiano Ronaldo, non certo grazie ad Allegri, si svolge la finale. Liverpool-Tottenham. Ora svelo un retroscena che ho detto solo a pochi amici intimi. Essendo io un appassionato del Liverpool, sono tifoso juventino fino al midollo, però diciamo che se devo guardare una squadra con un occhio benevolo, guardo al Liverpool, ok? Avevo scommesso, io non scommetto quasi mai, no? Però avevo scommesso la finale ad agosto, questo, Juventus-Liverpool, ok? Quindi io oggi sono doppiamente incazzato con Allegri. Primo, perché mi ha fatto perdere dei soldi. Secondo, perché ha fatto pena. Cioè, ha fatto una delle Champions League più brutte, secondo me, di tutti i tempi. Faccio qualche numero velocemente. Su 10 partite ne abbiamo perse 4, ok? Tra cui una con lo Young Boys di Berna, ok? Una squadra che probabilmente si gioca contro il Traversetolo, che è un paese delle mie parti, perde. Ok, perde lo Young Boys con il Traversetolo. Di conseguenza, io cosa vi dico? Vi dico questo, vi dico che Allegri ha rovinato la Champions League di quest'anno, perché se voi guardate bene gli accoppiamenti che erano già stati preventivati, noi bastava eliminare l'Ajax, che poi alla fine non era tutto sto popolo di squadra, sinceramente, diciamolo, perché è vero che hanno giocato bene, però hanno preso un Real Madrid che era lo sbando. Non a caso, una settimana dopo hanno esonerato l'ennesimo allenatore, ovvero Solari, dopo che avevano già esonerato Lopetegui. Il Real che esonera 3 allenatori nell'arco di una stagione non si vedeva dagli anni 90, quando era penoso, no? Poi abbiamo fatto una partita discreta ad Amsterdam, facendo un 1-1, okay, che presagiva un passaggio del turno abbastanza agevole a Torino, e invece il grande Allegri, una volta in vantaggio, che cosa ha fatto? Ha fatto smettere di giocare la squadra, l'ha tirata indietro, si è protetto, perché lui, sai, lui deve sempre proteggere la squadra, deve sempre proteggere il risultato. Di conseguenza Allegri ha rovinato il 1 giugno del 2019, ok? E sono molto molto contento che non ci sia più, ok? L'ho ringraziato per i 5 scudetti, di cui a me non me ne può fregare di meno, lo dico sinceramente, non odiatemi i juventini, ma a me dello scudetto non me ne frega niente. Io darei 5 scudetti per una Champions, quindi avendone 37 potremmo darne via 3-4 Champions in più e 15 scudetti in meno, ok? Che non sarebbe male, voglio dire, anche così i milanisti la finiscono di rompere i maroni con le 7 Champions, di cui almeno 3 vinte col fondo schiena, ok? In tutti i sensi, perché ha fatto gol di culo anche Inzaghi, quindi più chiaro di così, in una finale. A noi ci entrano i gol di culo degli altri, a loro invece li fanno. Ma questo, vabbè, è storia, purtroppo dobbiamo prenderla come è venuta. Quindi, caro Allegri, più passa il tempo e più sono contento che tu te ne sia andato, ok? Io pensavo che il mio livore nei tuoi confronti verso il finale di stagione fosse una cosa del momento, una cosa contingente. Invece no, invece riflettendo a mente fredda, perché ormai è passato quasi un mese, e stasera appunto, io stasera avrei voluto vedere la finale Juventus-Liverpool, ok? E poteva essere, perché la Juventus poi col Tottenham, secondo me, passava, ok? Cioè la Juventus quest'anno aveva avuto un iter che poteva tranquillamente, una volta eliminato l'Atletico Madrid, cioè la squadra che ospitava la finale in casa, ok? Aveva tutta la Champions in discesa. In un video che non so se avete visto sul mio canale, avevo chiesto ad Allegri per le 5 partite che erano rimaste, cioè le 2 dei quarti, le 2 dei semifinali, la finale, di
fregarsene dello scudetto e di concentrarsi sulla Champions. Invece lui, bello come il sole, si è preoccupato di andare a vincere a Bologna, sai, perché aveva soltanto 18 punti di vantaggio sul Napoli, non si sa mai che magari se andava a 15 oppure andava a 17 o 19, chi se ne frega, magari perdevamo lo scudetto. Questa mentalità provinciale, sabauda, schifosa che ha la Juventus, spero che con l'avvento di Guardiola o di Sarri, così sono contenti i giornalisti, ok, finisca, perché con questa mentalità noi la Champions non la vinceremo mai. Quindi ricordatevi, ragazzi, coloro che stimavano Allegri, che amavano Allegri, si mettono il cuore in pace: con Allegri la Champions non l'avremmo mai vinta, perché quando tu vai in campo e temi l'avversario parti svantaggiato, quando tu vai in campo e non hai paura dell'avversario parti avvantaggiato. Questa è la mentalità che da oggi in avanti, spero nei prossimi anni, fino all'ultimo dei miei giorni, che spero molto lontano, la Juve dovrà avere. Perché la Juve, se vuole diventare un top team mondiale, come vanta di essere adesso a parole, deve vincere nei prossimi 5 anni almeno 2 Champions. Almeno 2 Champions. Perché se non ci riesce, l'opera di Allegri, di Conte, di Marotta, di Paratici, di Nedved e di Agnelli è stata quasi fallimentare. Perché vincere lo scudetto adesso non è come vincerlo negli anni 90. Adesso c'è la Juve e poi il vuoto. Forse con l'avvento di Conte all'Inter, ci sarà un campionato dibattuto l'anno prossimo, ok? E combattuto. Ma sinceramente, a me di vincere il 9° scudetto consecutivo o il 38° della nostra storia non me ne può fregare di meno. Inter, Napoli, Roma, Milan, giocatevi lo scudetto. A noi basta arrivare nelle prime 4 e vincere sta benedetta Champions League, che quel coglione di Allegri, col suo gioco del cazzo, non ci avrebbe mai fatto vincere. Perché i giocatori che abbiamo adesso in rosa, se li prende in mano Guardiola o li prende in mano Sarri, fanno da così a così, in meglio. Ok? Quindi, caro Allegri, grazie di cuore per avermi rovinato la finale di Champions League, dove ci saremmo dovuti essere di diritto noi e non il Tottenham. Salve a tutti.